State partendo in vacanza? No, stiamo partendo a San Francisco di Lula. Con un po' di scaffali di metallo sulla macchina. Vabbè, dei profughi. Sì, c'è l'eco. Ti piace, bebe? C'è l'eco perché è vuoto, amore. Ehi. Ciao, siamo noi, quelli del trasloco. Stiamo portando un po' di cose al nuovo negozio, compreso lui. Ciao. Aiuto. Il sole. L'arca di Noè, l'arca di Noè. Non so se sono, se notate la nostra povera macchinetta, ormai è diventata peggio di un camion. Ciao a tutti, giorno di trasloco numero 3, ci sono 3 gradi. Ciao a tutti, sono Tonio, quello degli scaffali. Questo è lo stato in cui noi siamo nel negozio nuovo. Niente, stiamo finendo di. Abbiamo finito di svuotare Via del Mare, il Mafalda Gift. Adesso stiamo vedendo un pochino come sistemare le cose, gli scaffali, tutte le varie, il vario armamentario di arredamento, e poi una volta che qua sarà più o meno ogni cosa col suo spazio dedicato, inizieremo a trasportare la roba da cartoleria. C'è un freddo cane. Beh, sì, amore. Sì. Ci sta? Ci stia. Così no. Beh, al limite si tirano poco in poco in qua quelli di Astra, un pochino più in fuori. Lumi. Guardate qua, aiuto. No, conviene montarle dopo già. Prima pulire bene il dentro, mettere i ripiani, anche perché come fai a montare i ripiani se ci sono le onde in mezzo? Amore, sono uguali. Sono uguali.
situazione del momento. Quarto giorno. Stanno riprendendo vita perlomeno gli espositori. Stiamo risistemando e cercando soprattutto nuova collocazione a quelle cose che erano predisposte in maniera diversa nell'altro punto vendita. Quindi adesso è difficile trovare posto a tutto e ci vuole un sacco di tempo. Oh, santo cielo. Guarda quella che scappa. Allora, quarto giorno di trasloco, siamo, non dico a buon punto perché ci manca ancora tanto, ma tanto. Però qualcosina abbiamo iniziato a metterla, dai. Questo è quello che siamo riusciti a fare oggi. Con tanto freddo e tanta fatica. L'espositore di Deborah è pronto. Qui c'è un po' di caos abbandonato e qua stavamo iniziando a sistemare, oltre alle candele, anche tutte le altre cose, bruciatori e compagnie cantanti, insomma. Ok, tornate a casa. Allora, aggiornamento, come avete visto oggi siamo riusciti a sistemare un po' di cosine, insomma. Non tutto, perché è impossibile, anche perché ci manca buona parte degli scaffali, quindi finché non avremo tutta la scaffalatura per mettere i giocattoli non riusciamo ad avere proprio ordine. Dobbiamo aspettare appunto di iniziare a trasferire alcune cose da cartoleria e iniziare a smontare gli scaffali da qui. Quindi vabbè, però per oggi diciamo che siamo abbastanza soddisfatte del lavoro che è venuto fuori. Io non so come sia venuto questo vlog, se è lungo o corto, quante clip ho registrato, non me lo ricordo. Comunque, al quarto giorno di trasloco, rispetto a come erano le previsioni, diciamo che già siamo insomma in piena tabella di marcia, anzi siamo anche un po' meglio. Io mi aspettavo di avere tipo la prima settimana di mettercela a svuotare il negozio e avere anche per l'inizio dell'altra settimana ancora dei lavori da fare. Invece abbiamo svuotato tutto in 3 giorni e il quarto giorno ci siamo dedicate proprio a iniziare a sistemare qualcosina. Niente, adesso domani è domenica, l'Epifania, abbiamo necessità di riposare un pochino, quindi staremo con le bimbe e poi da lunedì si riprende. Forza e coraggio, l'anno è lungo, detto così mi viene da piangere, comunque sì, abbiamo tante cose da fare, quindi forza e coraggio, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.